Anch'io vorrei dare il benvenuto a tutti nel prezioso nome del Signore, augurando a tutti noi le ricche benedizioni di Dio. Siamo convinti che il Signore sia presente. E dove c'è Lui c'è la benedizione, c'è la salvezza, c'è la guarigione, c'è la pace e la gioia nello Spirito Santo. Siamo già stati fortificati dai cantici e dal salmo e siamo andati avanti interiormente e ci chiediamo solo se le cose sono anche come sono state cantate e scritte lì, se sono diventate realtà nella nostra vita in modo tale che non solo cantiamo o ascoltiamo la parola, ma possiamo sperimentare, testimoniare le stesse cose che queste persone hanno testimoniato. Ma credo che possiamo farlo con tutto il cuore. Noi senza esagerare abbiamo probabilmente sperimentato di più per la grazia di Dio di coloro che cantavano questi cantici 200 o 150 anni fa o 100 anni fa. C'è stato un progresso nel regno di Dio. C'è stata più luce, più conoscenza, più istruzione, più rivelazione. Tutto è cresciuto secondo il piano di salvezza del nostro Dio. Veniamo alla parola che è stata letta e ad altri passi della scrittura. Vorrei sottolineare brevemente dal Salmo 27 ciò che è già stato sottolineato. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Quando Egli si rivela a noi, diventa luce intorno a noi. Egli stesso ha detto, chi mi segue non rimarrà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Queste sono le sue parole e le sue parole sono vere. Egli è la via, la verità e la vita. Egli è la luce del mondo. E solo chi cammina nella sua luce è un seguace di Gesù Cristo. Chi cammina per la propria strada, camminando nelle tenebre, non segue il Signore, perché Lui l'ha detto. Chi mi segue non rimarrà nelle tenebre. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Spesso ci troviamo in situazioni in cui potremmo diventare ansiosi e chiederci come dovrebbe andare avanti e come dovrebbe finire. E poi ci rendiamo conto che tutte le preoccupazioni, gli affanni e le paure hanno solo danneggiato la nostra salute. Hanno portato disonore al Signore, ma non sono servite a nulla. Il Signore è il nostro aiuto. Egli è la nostra salvezza. È la nostra fiducia. È la nostra consolazione. È il nostro consiglio. La nostra forza. Il Padre Eterno, il Principe della pace. Egli è il nostro tutto in tutti. Il fratello Rus ne ha già parlato. Davide ha dovuto percorrere un cammino straordinariamente difficile. Spesso ci si può chiedere perché gli uomini di Dio debbano percorrere questi sentieri. Eliminiamo anche i perché dal nostro vocabolario. Perché è meglio ringraziare il Signore e non dire o chiedere perché. Ma fidarsi di lui in ogni situazione. Chi è che mi ha chiesto di recente, fratello Frank, qual è l'affermazione più forte nel libro di Giobbe? E non mi era mai stata posta questa domanda prima d'ora. Probabilmente è stato ora a Salisburgo e anche per me era completamente nuovo. Ma come se avessi sparato un colpo di pistola, dissi semplicemente: lo troviamo nel capitolo 42, l'ultimo capitolo, dove è scritto che Dio ristabilì Giobbe e gli rese ogni cosa in misura doppia rispetto a ciò che aveva prima. Ma ci sono alcuni punti alti e naturalmente alcuni punti bassi. Ma anche allora, quando Giobbe aveva sperimentato il suo punto più basso, vale a dire che la casa era bruciata e rimaneva solo un mucchio di cenere e i figli e le figlie erano morte, la sua stessa moglie aveva detto... Lascia stare Dio e muori. E come se non bastasse, lui era fisicamente malconcio con ulcere dalla testa ai piedi e non poteva alzare le mani per lodare e ringraziare, ma doveva grattarsi perché gli prudevano. Potete leggerlo. E quest'uomo disse, abbiamo accettato il bene, non dovremmo accettare anche questo? Il Signore ha dato e il Signore ha tolto. Il nome del Signore sia lodato. Nei giorni buoni tutti possono dire, oh, lode e ringraziamenti siano al Signore, ma quando tutto sarà diventato cenere e non rimarrà più nulla e voi stessi sarete seduti lì. E anche esteriormente sarete abbattuti e poi potrete esclamare queste parole. Allora sarà provato che nel profondo della vostra anima la fede, la fiducia, l'amore, tutto era lì per Dio e si è dimostrato nella prova. Era Lui che poteva dire con franchezza quando tutti gli accusatori venivano da Lui, io so che il mio Redentore vive. È a Lui che il Signore Dio ha parlato nella tempesta, nel temporale e si è rivelato a Lui. E poi si potrà dire: tutto è bene quel che finisce bene. Il Signore ha reso tutto buono ha reso doppiamente buono ciò che il nemico aveva distrutto in precedenza. E riprendo questo pensiero, voglio solo citarlo senza leggerlo, da Giacomo capitolo 5, perché lì ci viene detto di prendere come esempio la perseveranza dei profeti che aspettavano pazientemente pur non vedendo ciò che annunciavano, ma si addormentavano nella convinzione che ciò che Dio aveva detto attraverso la loro bocca sarebbe diventato realtà e si sarebbe avverato. Ma poi Giacomo tira le somme e pone Giobbe davanti a noi come esempio e scrive. Ecco la fine di Giobbe che Dio ha preparato per lui. Noi, e questo lo sottolineo, sperimenteremo allo stesso modo una restaurazione in doppia misura. Se qualcuno legge correttamente Giacomo capitolo 5, troverà alcune volte la frase, il Signore è vicino o oh, la venuta del Signore è vicina. Questa parola è effettivamente collegata alla venuta del Signore. Qui, in questa parola che leggiamo nel Salmo 27, voglio arrivare rapidamente al versetto 4. Una cosa ho chiesto al Signore è quella ricerco. Che cosa ricerchiamo noi? continuo a leggere che io dimori nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore. Un vero figlio di Dio che è legato a Dio avrà un'esigenza principale, quella di stare nella casa di Dio sotto Lecheggiare della parola di Dio per ascoltare ciò che Dio ha da dirci. Chi manca di questa esigenza, chieda a Dio una nuova esperienza, chieda a Dio un nuovo zelo, una nuova devozione, una nuova consacrazione: tutto affinché sia come il Signore vuole che sia. Lo desidero ardentemente che io dimori nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Molto brevemente il versetto 7 e il versetto 8. Oh Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, oh Signore. Dio ha fatto delle promesse. Chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Oh, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, non solo le mie labbra, ma anche il mio cuore. L'uomo crede con il cuore e confessa con le labbra ciò che crede con il cuore. Perciò Paolo poteva dire: "Io credo, perciò parlo". Lui credeva nel suo cuore e parlava. Usciva ciò dalle sue labbra. Ed è esattamente così che deve essere con noi. La fede deve essere stata operata nei nostri cuori tramite la predicazione. E poi ne diamo testimonianza con le nostre labbra. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, oh Signore. Anche noi oggi cerchiamo il volto del Signore. Anche noi oggi desideriamo ascoltare la sua parola ed essere benedetti da lui. Non ho potuto fare a meno di pensare al Salmo 117, alla luce di quanto sta accadendo in particolare nei paesi africani. Salmo 117, probabilmente il salmo più breve che esista, ma molto significativo e ricco. Salmo 117. Lodate il Signore, voi nazioni tutte. Celebratelo, voi tutti i popoli, poiché la sua bontà verso di noi è grande. E la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. Non solo il popolo di Israele, ma tutti i popoli, le lingue e le nazioni sono stati inclusi nella salvezza di Dio. E con Dio non c'è riguardo alla qualità della persona. Egli chiama da ogni nazione e lingua. E tutti coloro che vengono a lui sono a lui graditi. Lodate il Signore, voi nazioni tutte. Celebratelo, voi tutti i popoli. Poiché la sua bontà verso di noi è grande. Voglio dire che possiamo dirlo sinceramente. Tutto è grazia. Per grazia siamo stati salvati. Per grazia siamo nati di nuovo. Per grazia, per grazia tutto ciò che ci è accaduto è accaduto per grazia. Anche ogni rivelazione della parola e dello spirito ci è stata data per grazia. Nessuno ha dovuto fare uno sforzo. Nessuno ha lavorato per questo, ci è stata data da Dio per grazia. Vorrei leggere in merito ad Abramo, nel quale tutte le nazioni sarebbero state benedette: sarebbero state benedette nella sua progenie. Paolo spiega in seguito in Galati che questa progenie è Cristo. Ma prima di tutto leggo in Genesi capitolo 22. Genesi capitolo 22 dal versetto 15. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua progenie dominerà la porta dei suoi nemici. E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie. Perché tu hai ubbidito alla mia voce. Quale meravigliosa testimonianza Dio ha esposto al suo servo Abramo. Non solo egli ha creduto, ma ha creduto e in obbedienza ha fatto ciò che il Signore Dio gli ha detto di fare. E così la fede è resa perfetta tramite le opere, non dalle opere della legge che si fanno a piacere, ma nel mettere in pratica la parola di Dio. Se crediamo alla parola di Dio, dobbiamo metterla in pratica. E questo avviene nell'obbedienza. Quando l'obbedienza è aggiunta alla fede, allora Dio non può che benedire. Ed è quello che Egli ha fatto con Abramo e con tutti noi fino ad oggi. Sta scritto qui. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta. Ciò che mi colpisce in modo particolare in tutta la lettura di questi eventi è il fatto che Dio, che è spirito per natura, ma che si è rivelato visibilmente, è stato visto, ascoltato e sperimentato. Sulla terra c'erano persone con cui il Signore Dio parlava, a cui dava istruzioni, che avevano comunione con lui. E quando oggi sentiamo persone che negano Dio, cosa direbbero i profeti? Cosa direbbe Abramo se qualcuno venisse da lui e gli dicesse non c'è Dio? Lui direbbe... Taci! Io ho sperimentato Dio, ho visto il Signore, ho sentito la sua voce, lì a Mamre, lì e lì e lì, sul Monte Moria e ovunque fosse. Lui direbbe fate silenzio, voi tutti atei, e chiedete a Dio di rivelarsi a voi, perché Egli si è rivelato a me. Se dovessimo chiamare tutti questi testimoni di Dio, cioè un intero esercito, una grande schiera, così scrive l'uomo di Dio nella lettera agli ebrei, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, veri testimoni, non falsi testimoni che inventano bugie, ma veri testimoni che possono dire... Quando e dove hanno sperimentato Dio? Quando e dove hanno udito la sua voce? Quando e dove Egli si è rivelato a loro? Tali persone sono esistite su questa terra ed esistono ancora oggi. E vorrei che tutti noi facessimo una nuova esperienza con Dio ma veramente soprannaturale, che è operata dal cielo, dallo Spirito di Dio, sulla base della parola, che ci fossero esperienze con Dio nella schiera acquistata con il sangue, che nessuno potesse più dubitare in modo sicuro e certo come potevano essere sperimentate in quel tempo. La domanda? Possiamo sperimentare Dio in modo così certo? È possibile? Amen. È possibile. E io vi dico che appartiene alla progenie di Abramo che è diventato veramente credente attraverso un'esperienza con Dio? Avrà la sua esperienza con Dio esattamente come l'hanno avuta con Lui tutti coloro attraverso i quali Dio ha parlato. Soltanto allora siamo la vera progenie di Abramo, che non solo ha udito e creduto alla promessa di Dio, ma l'ha sperimentato. Dio ci ha detto di non giurare. E nel sermone sul monte. È scritto anche in Giacomo. Ma lui stesso si è messo sotto giuramento e ha detto, io giuro per me stesso. Così dice il Signore. Egli ha voluto dare ad Abramo la certezza definitiva, l'assoluto. E ha detto, io giuro per me stesso. A coloro che credono in tre persone diverse sfugge che egli non giurò per colui che era a destra o per colui che era a sinistra, ma giurò per se stesso, perché non c'era nessuno a destra né a sinistra. Egli era sul trono e qui visitò Abramo. Lui giurò per se stesso, lui il Signore, il Dio vivente. E così diede ad Abramo l'assoluto lungo la sua via. Non sono affatto sorpreso quando poi sta scritto, Abramo credette a Dio e guardò l'invisibile come se lo vedesse e testimoniò le cose che non erano ancora come se fossero già. E Dio glielo mise in conto di giustizia. O oh figli di Dio, discendenza di Abramo, non accetteremo anche noi la parola di Dio come il nostro assoluto? Non dovremmo forse stare in piedi o aggrapparci con fede alle promesse di Dio e dire, Signore, noi ti crediamo con tutto il cuore. Tu non solo hai giurato per te stesso, ma hai stabilito un nuovo patto perché così ha parlato il nostro Signore. Questo è il nuovo patto nel mio sangue. Egli ha un popolo del nuovo patto, un popolo che ha ricevuto la sua parola come assoluto. Ed essendo uniti con Dio, a motivo della parola, possiamo stare in piedi nella fede su ogni promessa che Egli ha fatto. E sappiamo che Dio può fare qualsiasi cosa, ma non può infrangere la sua parola. La scrittura non può essere infranta. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. Sì, qualunque cosa accada. L'abbiamo letto nel Salmo. Qual era il Salmo 27? Dio è fedele, egli mantiene la sua parola. Poi il Signore continua, siccome tu hai fatto questo, non soltanto credere, siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua progenie dominerà la porta dei suoi nemici. Sapete cosa significa. Non sono i nemici a governarci o a conquistarci e a regnare su di noi, ma il seme divino è destinato ad avere autorità su tutto il potere del nemico. Dobbiamo possedere le porte dei nemici e dobbiamo ricordare questo diritto divino. E non lasciarci solamente attaccare e poi piangere e lamentarsi perché il nemico ha colpito di nuovo. Ma, come dice il proverbio, l'attacco è la migliore difesa che possediamo veramente le porte del nemico nel nome del Signore. E quando possediamo le porte dei nemici, quando i nemici sono stati sconfitti, non prima, prima di ciò loro escono ed entrano, prima di questo aprono e chiudono, ma quando sono stati sconfitti, allora possediamo le porte dei nemici. Non solo le nostre porte, ma anche quelle dei nemici. Ciò significa che Dio ha dato la vittoria al suo popolo per grazia. E si può tornare ai capitoli 13 e 14. Quando Lotte fu portato via in cattività, Abramo partì con alcune persone che non erano affatto guerrieri e sconfisse tutti i nemici, perché Dio era con lui. E recuperò il bottino che aveva catturato. Dio gli diede la vittoria. E dopo che la vittoria fu pienamente compiuta, il Signore stesso, come Melchisedec, che gli aveva dato la vittoria, gli andò incontro con pane e vino per cenare con lui. Ci sarà una moltitudine di vincitori che alla fine sperimenteranno la più grande vittoria di Dio, per poi celebrare la cena con il Signore, come il Signore la celebrò con Abramo in quel tempo. Non siamo destinati a essere dominati dal nemico, siamo destinati a prendere possesso delle porte del nemico. Il Signore ha vinto. E quando Egli dice... Ogni autorità mi è data in cielo e sulla terra? Sì, allora vi chiedo quanta autorità ha ancora Satana e vi dirò esattamente quanto affinché possiate saperlo per sempre, vale a dire quanta gliene attribuite voi. Non di più, se voi siete convinti che lui è stato sconfitto, che è stato disarmato e che tutte le potenze del nemico sono state messe alla gogna e che Dio in Cristo ha compiuto la vittoria qui sulla terra, su Satana e sul potere di Satana, se questa è la nostra fede, allora, questa è la fede che ha già vinto il mondo. Allora non è più il vostro sforzo, ma la gioia sorge nel vostro cuore senza sforzo. Poi voi guardate a ciò che Dio ha fatto in Cristo sulla croce sul Golgota. E a questo proposito dovete leggere soprattutto la lettera ai Colossesi e la lettera agli Efesini, che egli ha veramente disarmato tutte le potenze e le ha messe alla gogna trionfando su di loro. Lo credete? Egli ha trionfato, ha vinto, ha vinto persino l'inferno, Satana, la morte, egli ha vinto tutto. Satana fondamentalmente non ha più alcun potere, almeno non su di noi, non su di noi, ma l'incredulità e il dubbio gli aprono la porta e poi inizia la grande sofferenza. Per questo siamo stati chiamati a credere. Dio ci ha ordinato di credere a lui perché così sta scritto. Chi non crede a Dio lo rende bugiardo. A chi vogliamo credere, vogliamo credere a Dio e Dio ha vinto. E Dio non può che concedere la vittoria che ha già dato per grazia a tutti coloro che si schierano dalla Sua parte, che ascoltano la Sua parola, che fanno in ubbidienza ciò che Egli ci chiede. E possederemo le porte dei nemici. Inoltre, nel versetto 18, sta scritto: E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Conosciamo il riferimento spirituale a Cristo, il nostro Signore. Lasciate che vi legga in Galati capitolo 3, Galati capitolo 3, dal versetto 6. Qui sta scritto: Così anche Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figli di Abramo. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. Non solo la promessa, ma la promessa di salvezza, di grazia, di perdono. Dio aveva già prefigurato nell'Antico Testamento attraverso tutte queste prefigurazioni ciò che sarebbe diventato realtà nel Nuovo Testamento in Cristo. Sapete, in questo capitolo, cioè nel capitolo 3, nel versetto 16, sta scritto chiaramente che con la progenie si intende Cristo al singolare. E noi siamo stati inclusi in quel singolare. Leggo in Galati capitolo 3, versetto 16. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice, e alla tua progenie, che è Cristo. Potrei andare in Isaia capitolo 53 e in altri passi in cui sta scritto, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni. In Cristo... Dio ha fatto un nuovo inizio per grazia. Lui, la progenie già annunciata in Genesi capitolo 3 versetto 15, che sarebbe venuto attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente. Lui, Dio in forma umana, manifestato qui, nato in questo mondo affinché noi possiamo nascere fuori da questo mondo vale a dire attraverso lo spirito di Dio per diventare una razza divina per grazia continuiamo a leggere qui o di nuovo nel capitolo 3 versetto 6 così anche Abramo credette a Dio abbiamo visto lui ha creduto e obbedito ha creduto a ciò che Dio ha detto e ha fatto ciò che Dio ha detto e su questo si è posata la benedizione di Dio. E poi Dio gli ha dato l'assoluto. Molti parlano dell'assoluto in questo tempo e non sanno nemmeno cosa dicono. L'assoluto è la santa parola di Dio che viene vivente a voi personalmente come se l'ascoltaste per la prima volta appena uscita dalla bocca del Dio vivente. Non è un predicatore che dice qualcosa, ma è Dio che parla direttamente a noi e noi riceviamo la sua parola. Poi continua, così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ditemi, e io vi dico che cosa ci viene messo in conto davanti a Dio? Qualche azione che avremmo fatto? Cosa ci viene messo in conto? La fede. Ma non solo una fede, bensì la fede nella redenzione compiuta da Dio in Gesù Cristo. La fede deve avere un punto di riferimento, la fede non galleggia da qualche parte, la fede è ancorata, è la fede di Gesù Cristo, è la fede nell'opera di redenzione compiuta sulla croce che non esisterebbe nemmeno senza il Redentore, quindi la fede nel Signore stesso, nel Re dei Re. Questo è ciò che ci distingue da tutti gli altri che pure dicono di credere. Quando il leader musulmano parla al suo popolo, si rivolge a loro come i credenti e loro credono a ciò che gli viene detto. E così dalla chiesa più grande alla più piccola chiesa libera? Potremmo andare fino in fondo e tutti dicono, noi crediamo, noi crediamo, ma chi crede come dice la scrittura? Chi crede a Dio? Chi agisce secondo ciò che dice la scrittura? Chi fa? Chi ubbidisce? Chi dimostra la propria fede in Dio? Dire eh, cari credenti, quando vanno a Fatima sono tutti credenti, quando vanno a Lourdes sono tutti credenti, quando vanno ad, eh, a Cestokova sono credenti, quando vanno al Totting sono credenti, ovunque credenti si uniscono, sì, ma cosa credono loro, cosa credete voi? Dio vuole persone a cui rivolgersi, con cui stringere un patto, persone che gli credano, che si fidano di Lui. Che gli ubbidiscono, che stanno dalla sua parte. Dio non vuole un teatro pio qua o là. Lui vuole persone come Abramo, con cui egli può parlare, che può benedire, che gli ubbidiscono, che gli credono. Sono persone così che Dio vuole avere e vuole fare di noi delle persone così. E infatti, così è scritto. Egli farà di noi persone di questo tipo che camminano nelle sue vie. Abramo era una persona di questo tipo e ci sono stati molti altri che hanno camminato nelle sue vie. Di nuovo ci piace soprattutto il versetto 8, dove sta scritto la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per la fede. Sì, le scritture prevedevano ciò che Dio aveva predestinato. E Dio l'ha fatto mettere per iscritto affinché noi avessimo la sua testimonianza e non fossimo più sballottati avanti e indietro, ma credessimo davvero come dice la scrittura e trovassimo il nostro assoluto e non fossimo più smossi qualunque cosa accada. Questi uomini di Dio non avevano più nessuno che li facesse andare avanti e indietro. Loro sapevano chi aveva parlato loro, chi si era rivolto a loro, chi aveva adempiuto le promesse. Sapevano in chi credere. Oserei dire, anche noi sappiamo in chi crediamo. Noi crediamo nello stesso Signore che ha parlato ad Abramo. Egli è, io sono. è colui che sarà per tutta l'eternità. Così sapete, scrive Paolo, che coloro che credono sono figli di Abramo. La scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per la fede, attraverso quale fede? Per la fede in Cristo. Perché Egli è il punto di riferimento della nostra fede. Noi predichiamo Cristo crocifisso e risorto. Abbiamo la parola della croce, la parola della riconciliazione di Dio con l'umanità, la parola, il Vangelo del perdono. Non abbiamo solo un Vangelo, abbiamo il Vangelo di Gesù Cristo. Molti parlano del Vangelo, anche il Papa lo fa. Ma noi abbiamo il Vangelo di Gesù Cristo. Molti dicono, sì, il Vangelo significa buona notizia. Sì, questo sì. Ma per favore, un po' di più. Il Vangelo di Gesù Cristo non significa solo una buona notizia legata a Cristo. Significa la buona notizia che Dio in Cristo ha riconciliato il mondo con sé. Una buona notizia che passa accanto a Cristo, a destra o a manca, non serve a nessuno. Ma questa buona notizia della salvezza. Il messaggio della salvezza è la buona notizia. E se è già una buona notizia e ci ha portato la salvezza, allora dovremmo anche essere contenti, giusto? Allora dovremmo anche essere contenti. Se abbiamo sperimentato Dio e abbiamo la certezza di aver avuto un incontro con Lui come l'ebbe Abramo, allora la buona notizia dovrebbe renderci felici e il messaggio di salvezza dovrebbe averci portato la salvezza attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Paolo ha usato più volte la parola messaggio di salvezza ed è il Vangelo. Il messaggio di salvezza, la buona notizia della salvezza di Cristo. E prosegue dicendo, la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le genti. In tale modo, quelli che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Sta scritto, allora ci siederemo a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe e ceneremo con il Signore. Chi saranno questi vincitori? Una moltitudine che, come Abramo, ha creduto a Dio. E ha fatto ciò che Egli ha comandato, che in ubbidienza e con l'ubbidienza ha dimostrato di aver creduto a Dio, dando così gloria al Signore. E vediamo che anche in questi giorni Dio ha chiamato fuori e continua a chiamare fuori una tale moltitudine. Non siamo qui per passare un po' di tempo e avere un servizio in cui si canta e si predica un po'. Siamo qui davanti al volto di Dio e vogliamo avere un incontro con Lui, sperimentare Lui, essere penetrati dalla Sua parola essere toccati dal suo spirito, essere rinnovati, riempiti, sigillati e prendere la sua parola come il nostro assoluto, che diventa carne in noi, passa attraverso le nostre ossa e le midolla e nessuno può toglierci ciò che Dio ci ha dato. Questo è il tipo di persone che Dio vuole fare di noi. Credo certamente che tutto il tempo della preparazione, che a noi sembra lungo, sia una via faticosa, una via ardua, ma una via di Dio per portarci dove Lui vuole che siamo, vale a dire di essere a disposizione del Signore in piena fede e obbedienza e lasciargli fare quello che Egli vuole fare ciò che egli ha comandato. Gesù disse, voi siete miei discepoli se fate quello che io vi ho comandato. Si possono prendere molte scritture, ma i veri discepoli fanno ciò che il loro maestro ha detto, perché è così che egli ha detto, voi mi chiamate Signore e maestro e io lo sono potete leggerlo. E poi egli dice, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Potete leggerlo. È scritto in Giovanni capitolo 13. Dio vuole fare di noi delle persone a cui poter parlare. A cui potersi rivelare che gli credano e che facciano ciò che egli ha detto, che accettino la Sua parola come loro assoluto e vadano avanti nella fede. Sono convinto che il Signore ci abbia benedetto oggi e che la Sua parola non sia arrivata solo alle nostre orecchie. Ma anche ai nostri cuori. E oggi ringrazieremo davvero il Signore con una preghiera accurata perché Egli si è rivelato a noi come ad Abramo, perché abbiamo riconosciuto la rivelazione di Dio in Cristo. E questo? Questo è il punto di partenza descritto? Come non dovrebbe con Lui darci anche tutte le cose? Abramo, benedetto dal Signore, la sua progenie, possederà le porte dei nemici. Noi siamo la progenie divina, ora qui sulla terra. E guardiamo al potere del nemico come sconfitto, e ci atteniamo al fatto che Gesù Cristo è il vincitore del Golgota. E noi ci basiamo sulla sua parola e questo è il nostro assoluto. E lì Satana non può muovere nulla avanti e indietro perché quella è una roccia, una rivelazione che non si può muovere. E su questa roccia, disse il Signore, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Al contrario, le porte dell'inferno sono state vinte. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Dio si è ringraziato che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen, Amen. Alziamoci in piedi e rendiamo grazie al Signore insieme. Cantiamo Gesù è il vincitore. Alleluia! Lode a Dio! Gesù si che in tutti Gesù Bricht alle Not, Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für mich hat Jesus den Sieg schon bereit. Halleluja, Halleluja, durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Alleluia, alleluia, il heiland è il mio. Alleluia, bischi è ist gerettet tu Signore nostro Dio, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, tu solo il vero Dio, il solo Dio vivente. Che ti sei rivelato in Gesù Cristo, il nostro Signore? A te rendiamo grazie oggi in questo servizio, perché tu ci hai parlato attraverso la tua parola. La tua parola è spirito e vita. La tua parola non torna a vuoto, ma compie ciò per cui tu l'hai mandata. Insegnaci oggi a prendere la tua parola come nostro assoluto e a darti l'onore di fare con fede nel tuo nome ciò che tu hai comandato. Accoglici, oh Signore, consacraci a te, mio Dio, purificaci e santificaci. Fa di noi persone che camminano nelle tue vie che fanno la tua volontà, che sperimentano la tua potenza, persone come semi divini di fede e di spirito, una moltitudine in cui tu possa rivelarti. Signore, ti preghiamo per tutti coloro che sono nel bisogno, affinché i perduti siano salvati, i legati liberati, i malati guariti e che gli addormentati spiritualmente siano risvegliati. Mio Dio, rivelati nella tua potenza tra il tuo popolo, a gloria e lode del tuo santo nome. Alleluia! 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 Alleluia. Lode e ringraziamenti siano al nostro Dio. Ora e per sempre. Amen. Amen.